Ragazzi, buongiorno. Allora ragazzi, praticamente siamo andati a fare 14 di agosto, fa caldissimo. Stiamo andando a fare un cambio Vodafone Station. Ah, a chi sei? Te, qua te? Al braccio? No, te. Ah, a me? Ah, come? Eccola qui. Guardate la nostra piccina qui. Tutte le altre piccine sono Lilli. Che praticamente da 3-4 giorni a sta parte la connessione si era rallentata in una maniera schifosa proprio. Allora, ho contattato la Vodafone e posso dire che sono stati abbastanza veloci. E ha detto: senta, io ho la fibra, ma va lenta. Hanno fatto i test di riavvio della Vodafone, niente. Poi alla fine hanno constatato il problema, che è proprio la Vodafone Station 100%. E ce la stanno cambiando adesso. Cioè, stiamo andando noi a cambiarla, perché o ve la mando tramite corriere oppure andate voi che fate prima. E noi sì! E lui, pur di fare prima, nonostante che il 14 di agosto abbiamo da fare, fa un caldo terribile, sta andando a cambiare la moto. Ah, vai. Vai via. Allora ragazzi, praticamente la Vodafone Station non me l'hanno cambiata perché non ce l'avevano. E funziona sempre così qua. No, guarda, non ce l'abbiamo. Rivenditori autorizzati di Vodafone. Vabbè, ho mandato già il messaggio al tecnico che mi ha chiamato, che mi ha detto chiamami, cioè mandami un messaggio con la scritta chiamami, e così me la faccio inviare da lui la Vodafone. Qua non si sa come andrà a finire la situazione, ragazzi, qua si metterà molto male oggi. E me la faccio spedire. Focaccia con la cipollina. Buona. Che pezzetto, guarda, è tutto per lei, eh. Abbiamo mangiato anche questi. Lei ha mangiato una focaccia ripiena con prosciutto e mozzarella, e noi una focaccia con il pomodoro fresco. Noi la focaccia con il pomodoro. No, vabbè, io. Sì. Niente ragazzi, sono in tanti. Ragazzi, siamo in defibrillazione per questo Ferragosto, che ok, in defibrillazione due palle. No, perché praticamente mangiando la focaccia, che è più veloce, per il semplice fatto che ora appena finiamo di mangiare mi devo alzare le maniche, che sono già alzate, per cucinare e fare tutto quanto per domani. Ahimè. E lui mi deve aiutare. Forse non farò il pisolino oggi. No, forse, io assicurato non lo fai. Comunque, questa è la lampada per la notte, perché noi faremo tipo i selvaggi, saremo su un'isola, ci accamperemo lì e dormiremo. Ah, e andremo a caccia di molluschi, di pesci. No, scherzi a parte. Aspettami il Ferragosto, dai. Dai. Questo non lo taglio, perché è il bello della diretta. Uè ragazzi, qui siamo alle prese. Stiamo. A lui si alza, sta facendo pure lo spuntino. Lo vuoi? Siamo alle prese qui con la parmigiana che porteremo domani. Bella parmigiana. Oh. E noi veniamo a noi. Burro d'arachidi e marmellata di fragole. Un classico, proviamo. Aspetta, però, che voglio metterlo in una posizione. Non c'abbiamo un altarino. Un altarino. Altarino. Vabbè, capito, vediamo qua se mettiamo sul bicchiere.
Ok, sì. Ma scusa, c'è il Gorilla Pod, l'hai comprato? Sì, avevi per non metterlo in mezzo. Ah, per non metterlo in mezzo, beh. Wow. Ma alla fine anche se sei nel frigorifero è sempre morbido. Ma era Filadelfia, ti ho detto che anche se sei nel frigorifero è morbido. Boh. L'altra volta l'ho detto. Sì, ma non è come la Nutella la consistenza. Sì, quando lo mangi in bocca sì. No. No, va bene. Che è pastoso, come devo dire, è tipo pastoso. Per me non è come la Nutella. No, di sapore è certo che no. Che c'entra il sapore? È pastoso in bocca. Ora mettiamo la. La marmellata. Oh yeah. E ora passiamo all'assaggio. Assaggiamo. È un pastoso in bocca, no? Tutto pastoso. Buono. Buono? Beh. Sa di buono. Ma mi fa piacere. Sì, buon sì. Appetito allora. Grazie. Dai, buon appetito, dai, uno spuntino veloce, sempre un sano. Buon appetito, no? Dai principi. Oh, ho dato tutto, l'ho finito. In tre morti. Domani l'ho portato sulla spiaggia. Si sciolto sarà. Mm-hmm. Buono. Uè, ragazzi. Allora siamo scesi. Stiamo andando a mangiarci un panino sulla spiaggia. Prendere un po' d'aria. Prendere un po' d'aria umida. Fare la. La popò? No, fare la mezzanotte di Ferragosto. La mezzanotte di Ferragosto, sicuramente vedremo il bordello lì. Perché tutti a grigliare come dei pazzi scatenati. Come non mai. E si va. Poi faremo vedere il classico video. Ah, c'è proprio la luce qua. Sì, sta dietro. Ah, oh, sempre dietro. Mica posso tenere tutto. A dopo. Ragazzi, siamo al buio qui. Al buio. Ma c'è la luce quella grossa, c'è la luce quella grossa. Eccola, vediamo. E guardate la nostra lampada magica. Enzo, guarda. No, da sopra. Sopra c'è il click. Oh, non si vede niente. No, un po' distante. Ma non è che con i giochi di luce si fa. Vediamo, si vede. Sì, come no. Dai, così ti si vede. Allora, ragazzi, qui siamo sulla spiaggia a mangiare. Ho finito di mangiare. Lo vedi di mangiare il panino. Qui con noi c'è Minù. Ciao Minù. Cosa ci racconti di bello? Minù, sei l'amica del cuore. Minghiu. Minghiu? Lei si chiama Minghiu. Per gli amici Minghiu. Fai un video che vedi. Vai. Persona disperata lì. 43 anni, alto, biondo. Cercasi donna? Biondo. Lui è biondo. Ah, ok, dai. Allora, cercasi una bionda. Eh? Sposata? Susan. Quella di Bill 007. No. Quello di, come si chiama quello là? Eddie Murphy. Un poliziotto di Las Vegas. Oh, volano meteoriti. Beh, ciao. E ragazzi, qui ci sono i fuochi, come vedete. Ho detto è mezzanotte e di consueto si fa nel bagno in mare a mezzanotte, si dice che porta bene, non lo abbiamo fatto, non si vedono le gente che sta in mare, però ci sono, ragazzi, fidatevi. Ecco, vedi qualcuno forse. No, dicevo io che c'è.
ed era minghio. Come sempre io. Dai, è coperta la testa. Ultimi fuochi. Che poi li fanno a catene, li fanno. Eh beh, certo, sennò perdono di anche bellezza. Lì, vedi? Beh, si vede pochissimo. Eh sì, questa è una perdita di bellezza, no? No, a catena di spiaggia, sì. Ah, sì, certo. La rucola proprio stanno a mare, vero? Eh? La rucola stanno a mare. Sì. Ci potevamo pure noi a mare. Non c'è nessuno. Ci potevamo pure noi a mare. Non abbiamo i costumi, non lo fanno il bagno a mare. Però potevi mettere i costumi. Il bagno a mare. Te l'avresti detto, avremmo portato i costumi. No, vabbè. La maglietta. Ehi. Sto sudando, ragazzi. Ragazzi, sta sudando, ragazzi. Sì. Ragazzi, sono le 2:30, domani mattina ci dobbiamo usare presto, siamo già a casa. Qui la panino sulla spiaggia abbiamo fatto. Lui qua si è mangiato altre 2 di panini, benedico. E niente, lo so, Daniele Sensi, cioè, che volevi gridare. Anzi, io lo farò scherzo di non presentarmi in chiesa. E tu di là devi scendere e dire io. Cioè, il giorno del matrimonio in chiesa tu scenderai per dire io ho qualcosa da dire. Che cosa dovresti dire? Ma se io ti invitassi, Daniele Sensi, tu verresti al mio matrimonio l'anno prossimo? Ci penserò. Per dire io dovrei dire una cosa? Sì, dillo adesso che ci dobbiamo sposare tra... Però i matrimoni pugliesi lo sai. Se magna. Si vedrà poi, Daniele, si vedrà. Beh, ragazzi, io vi informo che il video di oggi termina qui. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un bellissimo like. Io sono in mutandina rossa. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao.